c'è bisogno di sottolineare quanto i legami tra arte e religione, esperienza di fede, siano forti per tanti motivi, e tuttavia questi tanti motivi possono essere differenti fra di loro, e direi che è abbastanza raro che questi motivi vengano fatti passare attraverso una riflessione sull'arte astratta. Anzi, forse oggi ci sono delle correnti abbastanza forti che contestano l'ingresso dell'arte astratta, per esempio, all'interno del linguaggio cristiano. Ecco, per entrare quindi in questo tema nuovo, originale, senza dubbio molto interessante, ci aiuterà la professoressa Yvonne Sudona Schlubitten, che è un'esperta, una grande esperta, direi una delle migliori esperte di questi temi, insegna all'Università Gregoriana Storia dell'Arte, ecco, e senza occupare ulteriore tempo, ci guiderà in questo bellissimo tema. La ringraziamo. Allora, iniziamo con questo tema. Come abbiamo sentito, è un tema delicato in questo ambito fede e arte. Così la prima domanda è: perché nella formazione della fede, in qualsiasi modo, sì, l'arte astratta spesso non è considerata proprio adatta? Così nel contesto liturgico ci sono proprio le voci che dicono no, non va. Per gli esercizi spirituali, ignaziani, non va molto bene. Allora c'è proprio un dubbio. Ma con questa domanda apriamo proprio una problematica molto più profonda. Perché l'arte in generale, l'arte per sé non gioca un ruolo fondamentale nella formazione dei formatori? Per esempio, io insegno alla Gregoriana, c'è un corso, sì, è una formazione dei formatori, e l'unica cosa che non c'è è un corso sull'arte. Io mi chiedo come mai c'è tutto, filosofia, antropologia, teologia, ma e psicologia, ma arte non c'è. Allora così mi chiedo perché lo studio dell'arte non è mai stato considerato prezioso, nel senso ma proprio per aumentare la fede. Allo stesso tempo possiamo dire che tutte le chiese sono piene dell'arte, ma usano arte in un modo molto particolare. Così la domanda è più, diciamo, l'arte normalmente, e questo è un problema, l'arte per sé forse non è scientifica, è carina, è bella, no? Insegna forse anche un contenuto, ma alla fine ognuno dice qualcos'altro. L'ultimo giudizio di Michelangelo, ci sono 10 diverse interpretazioni, Timothy Burton, Father Pfeiffer, no? E ognuno ha un'altra interpretazione. Secondo me lì dobbiamo iniziare a pensare, forse l'arte non è fatta, forse non è il compito dell'arte di dare una interpretazione. Forse l'arte, e questo prendo proprio di Harrison, prendo una citazione che dice: c'è l'interpretazione soltanto se intendo dell'interprete e di voler lui stesso eseguire nell'opera in sé, sì che la sua esecuzione sia l'opera d'arte stessa, da lui presa presente e viva, e insieme la sua interpretazione dell'opera. Molto bella questa citazione, perché da lui presa presente e viva. Se pensiamo in questo modo, che l'osservatore deve rendere viva qualcosa nell'opera d'arte, la nostra domanda è: e allora che cos'è che dobbiamo rendere viva nell'opera d'arte? Così, da quale dimensione della fede nell'arte siamo interessati? Io faccio solo un esempio. L'arte, possiamo dire, deve insegnare i doppi della fede cristiana, dobbiamo proprio far vivere i doppi dentro un'opera d'arte,
deve portare una esperienza spirituale, deve trasformare l'uomo, guarire l'uomo o essere un aiuto psicologico, deve decorare una chiesa o essere un luogo forse di meditazione. Avete capito? Queste sono diverse capacità dell'opera d'arte, diverse capacità che anche in tutti questi casi abbiamo, diciamo, anche sempre una visione diversa dell'arte stessa. Se vogliamo meditare con un'opera d'arte, scegliamo un'opera d'arte specifico. Se vogliamo capire il dogma, prendiamo anche un'arte specifica, no? So, questa è un po' la mia all'inizio, e vorrei Spadaro ha scritto un articolo veramente molto molto interessante per la letteratura. La cosa che voglio fare è di applicare quello che lui ha detto all'arte. Così cito, sì, prendo proprio. Dice: quando si pone davanti un'opera d'arte letteraria, la legge in un modo differente, lui chiede, rispetto a una persona formata alla lezione benedettina o alla spiritualità degli esercizi spirituali di Ignaziano. Che cosa significa? Allora, dipende dalla mia formazione, come io vedo un'opera d'arte. Lui dice questo. Lui alla fine dice, come noi guardiamo un'opera d'arte, dice tanto sulla nostra spiritualità e tanto su noi come vediamo il mondo o come vediamo un essere umano o un'opera d'arte. Così Bremont compie un rovesciamento di ottica. Invece di chiarire l'esperienza mistica attraverso l'esperienza poetica, è alla prima che chiede di rivelargli la vera natura della seconda. Che l'autore aiuta a penetrare meglio nella esperienza spirituale. E questa, che cos'è? Questa somiglianza tra queste due realtà così diverse. Come si può spiegare? Là, queste due realtà, una esperienza spirituale, no? Personale, chi lo sa, formato da benedettini, francescani, chi lo sa, e l'esperienza dell'arte, della poesia, lui parla della poesia. Sembra che queste due esperienze hanno qualcosa in comune. Così il carattere soprannaturale della vita interiore, afferma Bremont, non modifica necessariamente il disegno psicologico che il poeta può essere paragonato al mistico. Così la poesia, dice, non è una preghiera, ma per Bremont la poesia tende di sua natura a raggiungere la preghiera. La poesia è insomma il segno di una facoltà elevata che ci appartiene, in grado di ricevere Dio e incapace da sé di comprenderlo. Che cosa significa? Significa per noi che quasi l'artista, adesso io dico l'artista, non è un poeta ma anche un artista, può quasi rendere più comprensibile un Giovanni della Croce, una Teresa d'Avila, che lì c'è un legame, e questo legame, questa somiglianza tra l'esperienza della fede e l'esperienza dell'arte, se veramente prendiamo questo sul serio, potrebbe cambiare tantissimo il ruolo, per esempio, nella catechesi, il ruolo per esempio alla università americana, università italiana, the pastoral counseling, l'arte proprio per la meditazione, l'insegnamento, per le visite guidate, e così anche per la fede. Così è la sua capacità, se facciamo proprio un'esperienza con l'opera d'arte. Abbiamo una spiegazione molto bella di Benedetto XVI. Lui distingue in un articolo sulla bellezza, distingue due modi di riconoscere l'arte.
Uno, lui dice, è il docere. E docere significa arte, insegna. E Benedetto dice subito, è sempre seconda mano. Perché si studia qualcosa, no? È studiato, si mette dentro e questo è, diciamo, si vede. L'altro, lui dice, è proprio di fare una propria esperienza. Fare una propria esperienza fino al punto che fa male. Perché lui prende le parole di Braque, del cubista Braque, Benedetto, e dice l'arte è diverso dalle scienze. Le scienze portano a una sicurezza, ma arte a inquietudine. Se siamo arrivati a quel punto di accettare proprio questa capacità dell'opera d'arte, noi vediamo questa esperienza significa di dialogare, di entrare in un dialogo tra me e l'opera d'arte. Questa, diciamo, Papa Francesco, per esempio, parla dell'incontro mistico, di uscire da se stesso, di lasciare entrare l'altro che fa capire le nostre paure. Evangelii Gaudium. Ma noi abbiamo nella psicologia, nella pedagogia, nella sociologia, il tema del dialogo è diventato sempre più un concetto fondamentale, una sorta di nuovo paradigma. Così entrare nei sentimenti dell'altro per comprendere il pensiero e le emozioni è visto come una base di una relazione sana, una espressione di una vera umanità. E comprendere il pensiero del prossimo e più in generale delle altre culture e religioni è fondamentale per un incontro interculturale. Abbiamo gli spunti di riflessione su ripartire al volto dell'altro, di Levinas, sicuramente avete studiato, no? Abbiamo anche nella Bibbia proprio riconoscere la fatica di una chiesa che si apre ad accogliere gli stranieri, i pagani, l'episodio proprio di Cornelio. Abbiamo un discorso sull'arte nell'orizzonte della fede in Gesù Cristo e la cattolicità come dinamismo dialogico della Chiesa, in Ecclesia sua, l'enciclica proprio dialogo. Fino ad oggi, nell'ambito pratico, abbiamo il secondo annuncio, abbiamo che lavora partendo, è un lavoro pastorale, dai problemi essenziali dell'uomo, errare, morire, debolezza. Abbiamo questo centro di contemplazione dove sto lavorando io, loro fanno una meditazione partendo dall'uomo e non solo dalla parola di Dio. E abbiamo questo corso di pastoral theology alla Gregoriana che dicono c'è una teologia, c'è un dogma, ma come questo può aiutare all'uomo di oggi? Che non è facile, quasi, direi, quasi impossibile. È una indicazione proprio del professore Salieri, molto bella, è il discorso della Chiesa Cattolica, lui mi ha mandato, cattolica in Svizzera, che parla sulla famiglia. E questo è interessante perché loro hanno preparato proprio una linea medica per la signora Tri, per i vescovi a Roma, e loro parlano del top-down e dall'altra parte del bottom up. Come deve essere l'approccio? Da un ideale della famiglia e guardiamo sotto proprio le famiglie storte, malate, o partiamo dalla famiglia di oggi vedendo quasi qualcosa divina in questo e andiamo verso l'ideale. Così vediamo proprio un discorso profondo sul dialogo. Il dialogo nell'arte. Ma chi abbiamo? Voi sapete, voi siete studenti forse della una parte della filosofia o tutti della filosofia, certo abbiamo Romano Guardini, no? Che parla di Gegensatz, proprio dell'incontro, abbiamo Gadamer, no? L'evento. Così loro in un senso quasi filosofico giustificano la capacità dialogica di un'opera d'arte.
Nel senso teorico abbiamo Didi Übermann, abbiamo tanti proprio autori che proprio in un modo scientifico hanno spiegato c'è proprio questa capacità dialogica. Si entra, l'opera d'arte parla con noi, noi entriamo, dice qualcosa che noi non sappiamo, rivela qualcosa, bene. Ma la domanda è, come si fa? Questo? Quasi nessuno parla di questo. Noi abbiamo qualcuno nella storia dell'arte, io arrivo subito all'arte astratta, ma ho bisogno proprio di questa introduzione. Così abbiamo Panofsky. Il metodo iconografico, iconologico. Questo, devo dire, è un grande aiuto, ma non basta. Perché, soprattutto, nell'arte astratta, vale Newman, la via Crucis. Che cosa facciamo con la iconografia e iconologia? Voi sapete, iconografia è proprio il simbolo, no? Iconologia sono tutti i testi che spiegano il simbolo. Così qua potremmo dire il bianco. Facciamo un discorso iconografico, iconologico sul bianco o anche la linea, no? La linea, che cosa significa? Così usiamo forse anche luce, è meglio perché luce troviamo proprio nel dizionario iconografico, possiamo fare una storia della luce, no? Ma dopo basta, siamo arrivati. Allora, io mi occupo tanto di quasi creare un altro metodo, di aprire, ma non è così facile. Non è facile e io lo dico perché, sono 5 punti. Il primo punto, e noi entriamo molto breve, così abbiamo spazio proprio per l'opera d'arte. Il primo punto è, diciamo, la competenza. Chi è responsabile di interpretare l'arte? È la teologia? È la filosofia? È la storia dell'arte? È un problema fondamentale. Perché lì forse creiamo un metodo interdisciplinare. Secondo punto è che abbiamo diversi tipi dell'immagine. Io dico solo, abbiamo l'icona, abbiamo un ciclo narrativo e abbiamo l'immagine che nasce nel 400. Ma sono cose diverse, non si può dire arte, no? Facciamo un metodo per arte, perché è nella sua essenza, proprio nel suo essere, completamente diverso, lo spiego subito. Dopo abbiamo le scienze dell'immagine. Lì è abbastanza interessante, già è nato un campo. E questo vediamo chiedendo tre cose. La prima cosa, ma in che senso una esperienza della fede dell'artista si incarna nell'opera d'arte? Possiamo dire questo? C'è proprio uno spirito dentro l'opera d'arte? Secondo punto subito, ma come lo facciamo di tirare fuori questo spirito invisibile, intoccabile, che è forse incarnato in quest'opera d'arte? E terzo punto, se prendiamo sul serio Gadamer, Didi Übermann e così via, è l'immagine stesso che parla, completamente indipendente di quello che vuole l'artista. L'ermeneutica, no? Dell'immagine, dell'arte. Così, io ho inventato questa, la carità dell'immagine, in confronto con l'immagine della carità. Sì, sembra un po' strano. Ma da lì forse vorrei partire. Ok, allora per adesso dire 2 o 3 parole. L'arte dall'inizio non fa parte dei sacramenti. L'arte dall'inizio è un problema per la Chiesa. Iconoclasmo, di lottare. Dall'inizio l'arte deve quasi trovare una giustificazione per essere nel contesto della Chiesa. La preghiera, la musica, tutto va bene. L'arte invece no. Questo discorso inizia con ok, Cristo non c'è più, la risurrezione e tutto quanto, ma è ancora presente l'icona. La presenza non è un quadro, non è dipinto, è caduto dal cielo, no? L'icona è proprio la presenza di Dio.
Dopo gli artisti hanno iniziato di quasi dipingere qualcosa, c'è qualcosa visibile, invisibile, nasce l'immaginazione. L'immagine, come Alberti dice, l'immagine non è quello che vedo, ma l'immagine vola sopra l'immagine. Potete leggere proprio i scritti nel 400 di Alberti. Allora che cosa vediamo alla fine? Ah, vediamo quello che abbiamo immaginato. Vedete come iper complicato per incontrare Cristo, per vedere Cristo. Ok, così, secondo punto, la competenza. La competenza è proprio quello appartiene alla teologia, dall'inizio. E loro hanno sviluppato una pedagogia dell'arte. No? Liceo, tutti questi concili, concilio di Trento, no? Come si deve fare un'opera d'arte e come si deve percepire un'opera d'arte. Dal Novecento c'è una rottura, il divorzio, dice poi Claudel. E questo divorzio significa c'è una arte fuori della Chiesa e c'è qualcosa dentro la Chiesa. E ci sono anche un approccio scientifico fuori e dentro. A questo punto nasce proprio questo campo, lentamente, la teologia, la pedagogia dell'arte. Così un lavoro interdisciplinare, ma complicato, la ricerca adesso di una coincidenza fra il pensiero religioso e di un periodo specifico e la sua espressione artistica è stato l'argomento di ampie discussioni nella storia dell'arte. Gombrich, per esempio, ha detto chiaramente che corrisponde a questa domanda implicherebbe andare al di là del campo d'azione dell'approccio scientifico. E la ricerca di una tale relazione è stata sminuita e criticata, come una invenzione della fantasia del storico dell'arte. Non si fa. Spirituale, dentro l'opera d'arte, non si fa. Non è molto scientifico e non possiamo farlo. Invece il nostro Panofsky, lui dice una cosa interessante, perché parla di una sorta consubstanzialità. Che cos'è? La consubstanzialità è proprio ciò della presenza di una relazione fra certi tipi di esperienza religiosa e specifiche strutture nell'opera d'arte. Avete capito? C'è una struttura religiosa, quasi una esperienza, chi lo sa, francescana, ignaziana o anche esistenziale, no? L'esistenzialismo. E lì sembra che c'è una forma in cui si esprime proprio questa spiritualità. Sottolineato è, c'è un libro grosso di Kandinsky. E Kandinsky, conoscete, no? Spiritualità dell'arte, per fortuna ha scritto questo libro, se no non avremo proprio niente per giustificare questo approccio. E lui dice la necessità interiore dell'artista, la necessità interiore molto complicato, proprio dentro, proprio quello profondo dentro dell'artista, diventa forma. Si esprime nel colore e nella forma. Ma com'è facile? Dobbiamo solo leggere i colori e la forma. Per favore. Lì inizia il problema. Come leggere, no? Non si deve. Come leggere una cosa così? Ok, adesso così per proprio entrare in questo paradigma, perché nella problematica del rapporto abbiamo detto abbiamo questi tre tipi. Così l'icona, presenza proprio di Dio. Cristo è presente, come quasi incessante. L'idea del paesaggio, che quasi come si dice, si parla dell'arte moderna, abbiamo una icona moderna, perché loro vogliono quasi l'idea della cosa, del presente, e non la cosa. Secondo, abbiamo detto il ciclo narrativo e dopo l'immagine. Io vorrei concentrarmi sull'immagine, anche se opere d'arte come quelle, forse è un misto tra icona e l'immagine. Con l'immagine, e questa la dimensione filosofica dell'immagine, non è stato analizzato come per esempio l'icona.
cosa significa, che cosa vuoi dire? Voglio dire che interessa il ruolo che dobbiamo, se veramente ci occupiamo dell'immagine, che cos'è, noi dobbiamo studiare la creazione artistica. Già la creazione di una icona, forse avete sentito, si deve contemplare il legno, deve contemplare proprio il colore per ore, così anche il committente, no? Dopo si dipinge, ma non si dipinge, si copia. Questo non ha niente da fare con una creazione di Picasso o di Matisse o chi non sa chi. E un'altra è, come Couturier dice, è una fiamma interiore, una necessità e anche una sofferenza che esce fuori. So, l'indicenza soggettiva dell'atto creativo e la spiritualizzazione dell'esperienza estetica. Questo dice già Cennino Cennini nel 400. Un artista deve spiritualizzare l'opera d'arte. Ma come? Sì, questo è la dimensione dialogica. Così dobbiamo approfondire in un modo particolare il problema ermeneutico prodotto dalla relazione dialogica, intesa come funzione artistica dell'immagine dell'arte occidentale. La domanda si focalizza sulla relazione dialogica partendo dai due momenti di relazionarsi con essa, evidenziati alla Controriforma, la sua funzione educativa e l'esperienza estetica. Noi, adesso ci sono questi due modi. Ricoeur, Heidegger, tutti quanti hanno parlato su questo. Ma questa dimensione ermeneutica della relazione, che verrà considerata in chiave teologica metafisica, per introdurre a una pedagogia dell'arte. Che cosa significa? Una pedagogia della esperienza estetica, quale proprio dialogica. Abbiamo lì tre dimensioni. Relazionarsi con l'altro, Buber, per esempio. Io con l'altro, nell'opera d'arte. È una relazione. Se noi facciamo l'ermeneutica dell'immagine dialogica, no? Io e l'altro. Io e l'artista. Io e io. Simone Weil, la relazione con me. L'opera d'arte fa qualcosa con me e dopo io faccio un discorso interiore, dentro di me. Terzo è proprio quello, io e l'altro. In una cosa verticale. Bene, io ho pensato, siamo arrivati, almeno abbiamo ascoltato tutti i problemi che ce l'abbiamo. Adesso propongo qualcosa, ok? Guardiamo adesso un'opera d'arte sotto questa prospettiva e l'idea è, si vede ancora? Sì? L'idea è di distinguere, guardate bene, questo è un ciclo, ok? Un ciclo, una via crucis, progettato di Barnett Newman, un americano, 1960-70, lui ha progettato per una chiesa, alla fine non hanno costruito la chiesa, adesso è finita in un museo. Sono 14 opere, in questa forma, o meno sì, sempre diverso, e io vorrei, adesso se guardiamo questo, quest'opera d'arte, vogliamo capire in che modo potrebbe essere utile per la fede, aumentare la fede, toccare la fede, e dopo vorrei sapere che cos'è la differenza con un quadro così, o possibile, no? C'è anche una linea, forse ci sono più linee, un po' più colori, ma va bene. E alla fine voglio sapere che cos'è la differenza con questo, forse sono cerchi, no? Pollock, o prendiamo per esempio Rothko, sembrano tutti un po' uguali, no? O sì, almeno ci sono un po' i colori, o questo, no? Malevich, la croce, la piega, la croce bianca sul bianco, che cos'è questo? Newman. Perché una arte così, se la striscia è così o così o così, se è bianco o rosso, ma che importa? Questo dice la Chiesa, la gran parte della Chiesa. Ok, allora adesso provo a buttarmi dentro. Primo livello, ok?
Ok? Facciamo, prendiamo prima il metodo di Panofsky, molto banale, molto classico, ma aggiunto nel senso, primo approccio è sempre un approccio quasi emozionale. Emozionale nel senso che possiamo spengere la luce, sì. Che cosa adesso qui vedi, allora, come la prima reazione? Io non abbiamo tanto tempo, ma piace, non piace, dice qualcosa, qualcuno può dire qualcosa, almeno abbiamo una opinione. Deve essere intuitiva, spontanea, non rifletta, non proprio scientifica. Che cosa piace o non piace questo? Ma è almeno sì o no? No. Non piace. È troppo regolare. Come? È troppo regolare. Troppo regolare, ma diciamo qualcos'altro, una, veramente una emozione, suscita una emozione, per esempio odio, o noioso, o chi lo sa che cosa? Spento. Come? Spento. Spento. Ok, allora non è molto, non ho scelto proprio. No? Bene, allora, questa è la prima reazione. Secondo livello, entriamo proprio, questo è... Io lo dico perché adesso voglio proprio applicare un metodo che ho sviluppato e vediamo se funziona. Così, primo è molto intuitivo, soggettivo, ognuno sente qualcosa, ma voi almeno avete più o meno la stessa, no? Sentimento. Secondo, razio. Razio è proprio il livello in cui noi adesso vogliamo capire tutto, ma tutto. Prendiamo tutte le informazioni possibili. Allora, la prima cosa, una descrizione. E anche, possiamo dire, normalmente si prende anche il titolo, perché è già la prima cosa come possiamo capirlo. Il titolo è proprio la via crucis. Secondo, la descrizione. Ma adesso la descrizione non è così, ah, purtroppo non vediamo l'altro, ma fa niente. Qui. Io ho lasciato, i miei studenti hanno fatto una descrizione, hanno detto ci sono due linee nere, c'è bianco e un po' al centro un po' sfumato. No, 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 così con l'arte contemporanea non va, perché lì dobbiamo prendere un po' di tempo, anche un po' di rispetto, il modo come è fatto, sembra banale, io lo so, e noi se la cosa loro, proprio descrizione, nessuno piace la descrizione, ma qui si deve spiegare, ma come sono queste macchie? No? Sono vicino, sono proprio attaccati, così creano forse uno spazio che sembra questo, ma solo quello che si vede, no? Non entrare nella interpretazione. È molto difficile di descrivere quello che vediamo, perché potete fare a casa con un'opera d'arte, adesso non abbiamo tempo, di descriverlo e la persona chiude gli occhi e dopo apre gli occhi e vede quello che avete descritto o no. Avete capito? Ho fatto questa esperienza alla Università Americana, abbiamo fatto quasi un corso, solo così. È una cosa delicata, non siamo più abituati. Perché deve andare veloce? Abbiamo una iconografia, va bene descrivere e così entriamo subito nel discorso razionale. Secondo livello, iconografia. Iconografia, certo, abbiamo la linea e così via. Lui, nella iconografia, prendiamo proprio quello che ha detto Father Newman. E lui dice, questo è The Stations of the Cross e il versetto di Psalmo 22. E questo è il Psalmo. Perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? What is your, why do you forsake me? What is your purpose? Why? This is the passion. These are Jesus Christ. Christ. Così voglio solo, queste sono le parole di Padre Newman. Alla fine lui dice, non voglio la via crucis nel senso narrativo. Io voglio raffigurare questo grido, questa disperazione, proprio questo sentimento di essere abbandonato. Ok? So, ma questo è un fatto, sì? So, andiamo avanti, così abbiamo un'altra cosa interessante. C'è un autore, adesso iconografico, no? Solo iconografico, questo. Lì è molto interessante, Stock.
un teologo che fa un percorso da una miniatura a Giotto, si vede, sì, la cappella degli Scovegni, fino a Bannerbühne. Perché lo fa? Ha visto in una miniatura c'è Dio con due mani e una mano ha proprio queste raggi di sole, sì, che vanno giù, e un altro un libro. Così ha identificato come Spirito Santo, almeno nella miniatura e lo Spirito Santo. Dopo è entrato in Giotto. In Giotto è molto complicato, ma adesso lui dice, guardate bene, ci sono queste strisce, no? Che vengono dal soffitto in giù, in una casa chiusa, loro stanno lì, è proprio quella raffigurazione delle Pentecoste. Così fa un percorso e dopo vede quasi, dice, non ha niente in comune, ma io vedo proprio un legame con questa striscia dello Spirito Santo. Quasi lui dice, assomiglia. E entra negli scritti di Bannerbühne. E Bannerbühne parla, e lì abbiamo questo interessante, parla del zip, zip proprio per i pantaloni, no? Il zip per chiudere i pantaloni. E questo zip è qualcosa che, dice Bannerbühne, sono due parti che sono divisi. Ma con lo zip io voglio proprio unire queste due parti. Ma nello spazio in sì è proprio una cosa sociale, della comunità. A questo punto, e non è più come in Giotto un campo, loro stanno intellettualmente per tutto il mondo, 12 apostoli che stanno lì con queste Pentecoste, no? Ma lì dovrebbe essere qualcosa che noi facciamo parte e facciamo l'esperienza proprio di quella cosa come una striscia che taglia, che spesso i storici dell'arte hanno detto, ah, ma è proprio strano che entra proprio, se si apre per questa arte, io lo dico, forse non si vede, non piace, chi lo sa, ma questo, diciamo, è un fatto di adesso sulla, come abbiamo detto, l'iconografia. Adesso, se prendiamo, abbiamo detto, prendiamo in considerazione i testi, così i testi dell'artista, prendiamo in considerazione anche che cos'è espressionismo astratto. L'espressionismo astratto, c'è un manifesto che dicono, noi vogliamo toccare l'osservatore, noi vogliamo entrare nell'osservatore, cambiare e, ok, è un manifesto così. A questo punto anche la società, l'aspetto storico e così via. Questo nella iconologia. Dopo noi entriamo, questo è il terzo livello che normalmente non si fa, nel corpo sensi, nella esperienza. E a questo punto noi entriamo, e questo è un campo che normalmente non si prende in considerazione per l'interpretazione dell'opera d'arte, e questa è la teoria dell'arte. Con la teoria dell'arte che cosa dice? E questo così, ancora 5 minuti ho concluso, ma lui dice, guarda, le opere d'arte di Bannerbühne non si vede da lontano, che ogni museo, la MoMA e così via, mette proprio alla fine del corridoio. Una persona deve essere vicino, vicino, quasi 5 centimetri. Che cosa succede? Lo leggiamo in Scilla e così via. Significa che l'uomo si perde completamente. Questo io lo faccio con questo opera d'arte, così si vede meglio, perché già con un PowerPoint è così difficile. Significa non si vede, sono 5 metri, non si vede la fine. Noi siamo abituati, un'opera d'arte deve dare la fine, se no è un po' strano. Io mi sento un po' perso. Allo stesso tempo, davanti al mio naso c'è la lavagna con il colore dipinto dall'artista, non con un spray, perché loro hanno capito, si deve fare con la mano. Così che cosa succede? Siamo irritati, non abbiamo questa, io spiego qualcosa che si dovrebbe sperimentare, ma questo nella teoria dell'arte, Bannerbühne dice, I want questo, c'è il sublime, the sublime is now. Lui vuole che noi ci capiamo, e allo stesso tempo abbiamo qualcosa davanti a noi. Così il nostro cervello e i nostri sentimenti non sono
non possiamo mettere insieme. E che cosa succede? Sì, non si può afferrare, si torna dentro di se stesso. A questo punto va non sul livello razionale, sul livello emozionale. So, e che cosa succede? Il tremendo. Quella cosa che lui, questo sentimento che prima abbiamo detto, di perdersi, di perché mi hai abbandonato. Così la cosa interessante è, normalmente in un'arte, e questa è la pedagogia, proprio l'ultimo punto dell'arte, in un'arte classica si raffigura proprio il momento Cristo sulla croce, il momento proprio della morte, quando c'è proprio il buio e così via. E abbandonato, il grido, lui dice, abbandonato. Adesso, questo si chiama l'immagine, che è sempre proprio di essere abbandonato. Ma l'abbandono dell'immagine è quando l'artista vuole provocare l'esperienza dell'abbandono, che è quasi inserito nella sua struttura estetica. E io dico una cosa, si può dire, ma guarda, lei parla, io non lo vedo e non lo sento e non mi interessa. Va bene, è una cosa oggettiva nell'opera d'arte, se io lo sento o no. Questa è una cosa che si potrebbe insegnare. Io ho fatto un corso sul sublime alla Gregoriana insieme con un professore specialista di Kant. Alla fine gli studenti che non hanno creduto, che hanno detto è stupido, che non va, hanno detto la filosofia diventa toccabile. E questo è qualcosa, se noi entriamo in quel processo dell'esperienza incarnato attraverso la tecnica e attraverso la teoria dell'arte dentro l'opera d'arte. E per questo possiamo dire la differenza, e così concludo, con un, prendiamo solo Mondrian. Barthélemy dice, voglio distruggere questo paradigma di Mondrian, perché Mondrian è, e lui ha ragione, Mondrian è come un Raffaello, perché l'esperienza estetica è quella della bellezza, se c'è una Madonna o se c'è qualcos'altro, perché alla fine è una armonia costruita in un modo perfetto. E anche Mondrian dice, nella sua teoria dell'arte, io non voglio la sofferenza, voglio quasi purificare i miei quadri dell'aspetto sofferente, voglio la purificazione, così solo elevare l'anima verso il bello, verso l'armonia pura. Avete capito? Questa sensazione è diverso, è molto diverso, anche, diciamo, diverso che alla fine quello che abbiamo visto, non abbiamo visto, ma quello di Rothko. La cappella in Houston, che lì attraverso il colore quasi crea, e questo scientificamente si può, perché il colore come è fatto con questi rettangoli è molto diverso da Barthélemy e anche da Mondrian, suscita una perdita del io. Le persone hanno descritto quando sono entrate in questa cappella, ma non perché le persone descrivono, perché scientificamente, studiando la teoria dell'arte, studiando l'estetica di un'opera d'arte, e questa pedagogia, come lo chiamo, almeno è incarnato nell'opera d'arte, se lo sentiamo, se lo vediamo con questo stupido PowerPoint o no. Io ringrazio e così. Riguardo all'ostilità del, diciamo in genere, della teologia della Chiesa verso l'arte astratta, lei ha messo in luce l'aspetto esperienziale dell'arte astratta, cioè l'arte astratta suscita un'esperienza spirituale che arriva in consonanza con un'esperienza religiosa tipica. Pensavo, una certa opposizione non può derivare da un intento didascalico dell'opera d'arte, e in questo senso
forse la teologia o così dire rileverebbe una mancanza nell'arte, diciamo, contemporanea. Questa è senz'altro una risorsa, però c'è tutta una parte che sarebbe necessaria, cioè quella di didascalo, di insegnamento, che manca quasi totalmente, forse, nell'arte moderna. Oh. Lei ha proprio messo il dito sul punto essenziale. Secondo me, oggi abbiamo parlato su una parlata astratto, ma quello vale anche per l'arte figurativa. Così, se noi guardiamo, non si fa normalmente perché l'arte, diciamo, del Rinascimento, del Barocco, non c'è la necessità di entrare nella esperienza, anche se leggendo proprio i scritti vediamo che Leonardo, Michelangelo soprattutto, sì, ha proprio in mente questa dimensione e anche, ok, a questo punto è un fatto, è proprio un fatto nell'arte, e come lei ha detto, se lo prendiamo proprio sul serio, e io non intendo solo di fare una esperienza spirituale così perché mi fa bene o non fa bene, perché quasi il messaggio, sì, è trasmesso, il messaggio cristiano è trasmesso in questo modo, così non arriviamo neanche a questo nucleo, a questo segreto cristiano, se non, diciamo, se non sviluppiamo questa capacità. E io direi anche nell'arte rinascimentale o del barocco, che è proprio fatto per fare una esperienza Pozzo, Rubens, Bernini, sì? Ma questo significa di cambiare, e questa è un po' la mia intenzione, così c'è proprio una visione grande, grande, forse anche solo un sogno, ma una visione molto più grande dietro, di cambiare la formazione. Di cambiare la formazione sia per i sacerdoti o, diciamo, i laici, quelli che studiano alla nostra università o anche in generale, ma anche per la formazione degli artisti. Perché adesso mi hanno chiesto un programma per l'Accademia delle Belle Arti per gli artisti, io dico non lo so, ma come, chi sono che posso dire facciamo un programma, un po' di liturgia, un po' di Bibbia, un po' di questo, e così l'artista è preparato. È assurdo di pensare così. Allora questo è proprio un problema, e terzo punto, penso che si può insegnare questa cosa. Per esempio Winckelmann ha detto: ognuno ha la capacità di riconoscere il bello, la bellezza, che lui ha pensato, no, che la bellezza cambia l'uomo. Io credo tanto in Schiller, che la formazione proprio estetica, no, che veramente un'opera può cambiare l'uomo, sì? Può renderlo più buono o anche più cattivo, sì? A questo punto insegnare questo sarebbe, sì, è un'altra visione che sarebbe una piccola rivoluzione anche nei temi e anche forse anche il modo dell'insegnamento, sì. E questo volevo dire che è difficile. Io certo oggi ho pensato, ma veramente oggi dopo questo discorso, perché prima Giovanni ha detto: ah sì, ognuno ha le sue idee e porta avanti le idee, ma di vedere queste opere d'arte qui, no? Un po' un punto rosso. E io faccio il mio discorso così, è molto, secondo me non è facile, no? di entrare in questa dimensione. Che cos'è la differenza di far vedere un James Turrell con uno spazio blu, sì? Ma quando si fa, questo è sempre un amico del Seconda Luce che mi dice: Yvonne, tu vuoi insegnare qualcosa, ma come vuoi presentarlo proprio dentro all'università? Si deve entrare in questi spazi, sì? Si deve proprio guardare, si deve stare davanti come un Tiziano, come una molto famosa di Gombrich, sì? Una signora che ama il suo Tiziano, sì? Perché è così bello, ha un posta sopra il suo letto, sì? Proprio lì guarda e ma com'è bello. Una volta va a Firenze, guarda proprio l'originale e ha avuto un shock. Perché il colore è proprio denso così sulla lavagna, è quasi saltato nell'occhio, lei ha detto: questo non è il mio quadro, tranquillo, carino, e così via. E questa è una difficoltà, quasi si dovrebbe fare un insegnamento anche in luogo, sì?
Queste sono le domande, ma almeno la capacità penso che l'uomo ha bisogno, soprattutto l'uomo di oggi che è privo proprio di sensibilità, di sensitività, non so, di questa pienezza di toccare e di guardare le cose. Abbiamo perso, siamo troppo razionali. Una piccola domanda. Io devo dire, capisco perfettamente, nel senso che vedo abbastanza evidentemente i motivi, ecco, per cui possa esserci una sensibilità largamente diffusa che è un po' ostile all'arte astratta in un contesto religioso, cioè sostanzialmente il parrocchiano medio, no, di fronte a una cosa così dice che cos'è, non capisco niente, che va avanti, no? Ecco, però certamente il problema della, dell'interpretazione e della funzione dell'arte non è che in teoria oggi pone un problema più difficile rispetto a secoli passati, intendo dire anche un'opera d'arte non gotica esigeva una capacità di decifrazione dei simboli della composizione. E allora io mi chiedo se in realtà questa sorta di diffusa ostilità nei confronti dell'arte astratta semplicemente non sia il caso particolare di un dialogo difficile oggi, diciamo, del cristianesimo con l'arte, e quindi poi l'arte astratta è scelta un po' come bersaglio in realtà di un problema che è molto più vasto. È un po' la tua opinione questa o no? Sicuramente è un po' collegato con quello che abbiamo detto prima. È un problema fondamentale che non è solo un problema dell'arte astratta, ma per esempio a Londra nella Tate Gallery c'era proprio una mostra grande di Rothko. So, le persone sono entrate e che cosa hanno fatto? Sono andate in ginocchio e hanno pregato davanti a queste opere d'arte, che il direttore doveva chiudere una parte proprio di questa stanza per un mezz'ora, ha lasciato le persone pregare e dopo ha aperto per, diciamo, le altre persone. Così si dice sempre, non si capisce, no? Ad astratta nessuno capisce, soprattutto i miei studenti dicono: ma guarda, questo è l'ultimo giudizio di Michelangelo, si capisce tutto e lì non si capisce niente. A questo punto devo contraddire, perché nell'ultimo giudizio si riconosce e neanche, e questo è interessante, si riconosce qualcosa perché abbiamo studiato dall'infanzia tutta questa iconografia. Noi sappiamo che nel caso di Michelangelo, l'ultimo giudizio, c'è neanche un Cristo come deve essere, non ha capelli lunghi, non ha la barba, non è un Cristo, sì? Ma noi siamo abituati, riconosciamo questo, ma abbiamo veramente capito che cosa sta succedendo lì? Si va lì perché è famoso, si va lì perché è Michelangelo. Ma ho fatto un corso nella missologia, un mezzo anno solo questo quadro. Potete immaginare di vedere un mezzo anno solo un quadro? L'abbiamo fatto e non era molto noioso, perché c'è così, è così profondo, sì? A questo punto dico, se noi, io faccio questo esempio, sempre questo esempio, la figlia della mia amica che fa le mostre al Centre Pompidou a Parigi, lei è abituata all'arte contemporanea, così l'arte astratta, minimalista e così via. Per lei lo capisce, lo vede subito la differenza, e per lei l'arte barocca, rinascimentale, è difficile, non è proprio a difficoltà. Così ho portato questa amica nella Cappella Sistina, pensavo 3 ore, parliamo, vediamo. Lei dopo un'ora ha detto: non supporto più questo luogo. E proprio perché noi siamo abituati, no? È tutto dipinto, ogni angolo è dipinto, sì? E lì migliaia di persone, 600 nudi, siamo abituati qui a Roma. Ma lei non è abituata. Così, secondo me, questo
sono sensibilità diverse. Secondo me non è solo un problema della contemporaneità, e per adesso per concludere questo, Gombrich ha detto in un discorso sul illusion in art, così illusione dell'arte, lui ha detto una arte, una vera arte, e anche Gadamer parla sulla arte forte o debole, sì? E che cosa dice? Una arte, se inventiamo l'artista, solo una iconografia nuova, senza entrare anche in una nuova percezione del contemporaneo, allora non funziona. La stessa cosa, secondo me, è proprio questo discorso. Noi possiamo inventare, un artista può inventare una nuova iconografia, no? E può anche Maria una volta così, Maria una volta così, come spesso nella Chiesa succede, sì? Un po' più bello, un po' più grande, un po' più monumentale. Ma il problema è che non tocca oggi l'uomo di oggi, che dopo video, che dopo tutto questo linguaggio che l'uomo contemporaneo è abituato, diciamo, non parla, non tocca in un certo senso. Noi dobbiamo anche distinguere i fedeli che sono abituati a questa immagine, una Maria, e così loro anche davanti a un kitsch possono pregare, perché non importa alla fine. Ma se vogliamo, se prendiamo proprio arte come un luogo per aumentare la fede, deve essere proprio un incontro che parla all'uomo di oggi. E lì c'è proprio questa, secondo me, questa difficoltà che possiamo parlare della vera arte, che è forte, che ha un potere che qualcuno vuole distruggere la pietà. Ha distrutto il naso e la mano, no? E dopo hanno fermato. Come qualcuno con il coltello ha proprio tagliato gli occhi dell'autoritratto Cristo di Dürer. Così. Ma perché? Perché è forte questa arte. Noi abbiamo dimenticato che arte ha un potere. Perché abbiamo usato arte? Così, se lo prendiamo solo, diciamo, come una raffigurazione di un dogma che leggiamo prima e l'altro con kitsch, è proprio di rendere la fede debole. Ci sono discorsi oggi, kitsch è proprio qualcosa facile, sembra è una illusione totale, ci sentiamo a posto, questo è per la fede, è proprio pericoloso. Diciamo, questo sono i discorsi molto, molto, molto delicato, e alla fine l'unica cosa che voglio, è molto complicato, l'unica cosa che desidero e studiamo, diciamo, questa fenomenologia della percezione, questa esperienza estetica, voglio solo che lo studiamo come studiamo iconografia e iconologia, è l'unica richiesta, sì?